prima impegni ufficiale, prima gara dove c'è qualcosa in palio, il passaggio del turno. Ci teniamo innanzitutto perché ci permetterà poi di affrontare già la settimana prossima un'altra gara ufficiale importante, quindi per mettere sempre minuti nelle gambe e affrontare gare che comunque non siano amichevoli, anche se in quelle precedenti le abbiamo affrontate come fossero comunque partite ufficiali. E quindi naturalmente c'è la curiosità di vedere la crescita della squadra contro un avversario temibile che l'anno prossimo farà il nostro stesso campionato, anche se non ancora ufficialmente, ha mantenuto più o meno l'ossatura dell'anno scorso, hanno fatto qualche innesto importante, quindi gare sempre da prendere con le molle, assolutamente da non sottovalutare. Sono soddisfatto di come la squadra sia cresciuta, di come i ragazzi mi abbiano dato massima e completa disponibilità dal primo giorno di ritiro. Siamo cresciuti giorno dopo giorno, amichevole dopo amichevole, abbiamo aumentato le difficoltà degli avversari proprio per constatare il reale valore dell'organico. Tutti hanno risposto in maniera ottimale, è normale che siamo a neanche un mese dall'inizio della preparazione, c'è ancora da lavorare tanto, da sistemare tante piccole cose, da migliorare innanzitutto la condizione generale, ma questo lo sappiamo e lo si farà partita dopo partita, anche affrontando questo tipo di match. È normale, quando sei la squadra favorita hai tutto da perdere, le altre naturalmente ti affrontano sempre in maniera diversa, cercando di fare sempre la partita della vita, cercando di fare il colpaccio, e naturalmente non hanno quelle pressioni che avremo noi, a partire già dalla Coppa Italia. Quindi noi vogliamo passare il turno sapendo che non sarà semplice, perché affrontiamo, come ho detto prima, una squadra di valore, molto ben organizzata, un allenatore molto preparato come Aietti, ha delle individualità importanti in ogni zona del campo, quindi soprattutto a centrocampo e con gli esterni d'attacco sono veramente molto, molto insidiosi, una squadra che si copre bene, chiude tutti gli spazi e poi cerca di ripartirti velocemente. E quindi sono d'accordo con Nicola, tutto dipende molto soprattutto dal nostro atteggiamento. Noi non dobbiamo mai sottovalutare nessuno, dobbiamo avere sempre massimo rispetto dell'avversario, conoscere pregi e difetti e dare il massimo in ogni gara. Poi in campo vedremo se la superiorità della nostra qualità emergerà, ma emergerà solo se mettiamo sull'altro piatto le caratteristiche comportamentali importanti. Il ritiro è andato liscio, insomma, non abbiamo avuto problemi particolari, tranne qualche acciacco tipico della stagione, tranne Ceppitelli che aveva un infortunio che si è portato dietro dalla passata stagione. Tutti gli altri hanno regolarmente svolto la preparazione, si stanno allenando al massimo delle loro possibilità, quindi da questo punto di vista mi posso ritenere soddisfatto che ho tutto l'organico a disposizione, tranne un paio di situazioni che non dipendono dalla condizione fisica ma da tesseramenti, quindi da placet delle altre federazioni come Munari e Del Fabbro. Abbiamo tre attaccanti importanti, Sau, Melchiorri e Gianetti sono per la categoria attaccanti importanti, quindi come ho detto anche in altre circostanze sappiamo che dobbiamo prendere un altro attaccante con una caratteristica che in questo momento non abbiamo, ma non abbiamo né io né la società fretta di chiudere magari sbagliando obiettivo, quindi sappiamo cosa dobbiamo portare dentro e sappiamo anche più o meno i tempi, ma non ci sono problemi di tempo. Ma sotto l'aspetto della mentalità, sotto l'aspetto dell'approccio, della determinazione, dell'applicazione, della disponibilità, l'ho detto, sono molto soddisfatto. Non c'è stato un solo giorno che io abbia dovuto alzare la voce per spronare i giocatori ad allenarsi in un certo modo, con una certa intensità, e questo insomma mi fa molto piacere. Quindi i ragazzi sono motivati, sanno
che sono venuti a Cagliari per centrare un determinato obiettivo e dal primo giorno di ritiro me l'hanno dimostrato. È normale che dobbiamo alimentare giornalmente queste motivazioni e le gare come quella di domani sono gli appuntamenti migliori per dimostrare questo. Noi dobbiamo essere pronti per l'inizio del campionato. È normale che la brillantezza inizierà a venire fuori col passare adesso delle settimane dove i carichi di lavoro diminuiranno, dove naturalmente anche le sedute saranno un po' più dilatate, quindi ci saranno un po' meno doppi e questo permetterà poi al calciatore di essere un po' più brillante e di conseguenza arrivando poi al 5, 6, 7 settembre quando inizierà il campionato al top della condizione o quasi. Una cosa che non vi dirò mai è la formazione, un po' perché io mi riservo sempre due o tre dubbi e anche il giorno della vigilia come oggi dove naturalmente proverò qualcosa, faccio sempre due o tre cambi in base alla quale poi domani mattina tiro le somme, però in questo momento sicuramente un organico che mi permette di poter fare qualsiasi tipo di scelta. Tutti si sono allenati bene, tutti stanno applicando nel miglior modo possibile quello che è il mio modo di fare calcio e di conseguenza è normale che domani scenderanno chi ho reputato in questa prima fase nelle migliori condizioni psicofisiche e anche per il tipo di partita che andiamo ad affrontare sotto l'aspetto tattico, quindi tutte queste valutazioni mi faranno fare la scelta poi per domani sera.